Ben ritrovati in via Trieste 17. Oggi in apertura vi proponiamo la testimonianza di Shahla Laiji, la coraggiosa editrice che ha dovuto subire la censura del regime degli Ayatollah. Ascoltiamola in questo servizio. Shahla Laiji, you're the first woman who works as a publisher in Iran. Do you find it difficult to work as a publisher in your country? Not particularly for being a woman, because the time that I started to be a publisher, actually no one had tried before. And it was a very special experience for me. But the publishing has the same problem for men and women both in Iran, because it is a kind of activities that, although it doesn't seem politically, but it is inside, because culture is always have very close relation to the politics. So, and because I always, one of my activities was about women issues, so it was difficult of the subject of the book that I chose, but not because I was a woman. So you fight along with the women in Iran to fight their situation. For 50 years I am in the women rights issues and fight, yes. What's the present living condition for the women in Iran, in your country? If you follow the news, they are in the first line of struggling, and they are brave, they are and wonderful, and they will bring democracy for Iran, because as you know, they are in the first line. Is it true that they start fighting in their own families? Oh, yes, of course. You know, first the struggle comes inside the family. But remember, our fight is not against men. No, men in Iran is not our enemy. It is the rules and laws that put limitation in the women rights, and we are trying to change it and changing the situation. Quello che mi aspetta was rejected several times before it was finally published. What was the reaction of your country? What do the Iranian readers think about it? Oh, yes. Now, for example, this book that is advertising today here has been reprinted 19 times in Iran. So it means the thing that be concerned about women, and not about women only, about democracy, about freedom, about human rights, in the sociology system, you know, they are waiting for me. What would you like to say to Italian women in particular? Oh, supporting other women in some other place of the world. I think it's the duty of all of us. We will support if here women needed to be supported, then they can support us and it would be fine. Torna anche quest'anno per il quinto anno consecutivo il ciclo di incontri dedicati a teatro e letteratura proposti dalla Facoltà di Scienze Linguistiche in collaborazione con il CTP. Vediamo questo servizio. Per il quinto anno consecutivo è organizzata questa iniziativa, questa rassegna di incontri da fine ottobre a metà dicembre su alcune delle opere che andranno in scena al CTB, al Teatro Sociale e al Teatro Santa Chiara. Sono incontri a due voci nei quali interverranno attori del Teatro Stabile e uno studioso che presenterà l'opera appunto oggetto dell'incontro.
Sono 8 incontri con un respiro internazionale, perché abbiamo scelto, secondo quella che è la vocazione internazionale della Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere, opere che andranno in scena al CTB delle più diverse tradizioni letterarie e culturali, quindi si alterneranno studiosi di letteratura italiana, letteratura inglese, angloamericana, francese, spagnola, latinoamericana e tedesca, e ciascuno di questi incontri si propone di offrire al pubblico, che è sempre piuttosto variopinto e variegato, una conversazione piacevole su questi testi con la lettura di alcune delle pagine, appunto, che verranno commentate. Una iniziativa che ha confermato un largo successo e che utilizza appieno, da un lato, le competenze proprie dei nostri docenti e quindi diciamo la capacità anche di saper trasmettere una volontà di conoscenza maggiore di quelle che sono le opere che sono oggetto anche delle conferenze. Dall'altro la presenza degli attori, che ovviamente aiuta anche a comprendere meglio e quindi ad apprezzare anche il teatro. Quindi in questo si conferma che da un lato la presenza del teatro stabile e dall'altro la presenza dell'università collaborando, da un lato ampliano la opportunità delle conoscenze culturali di coloro che partecipano a questi incontri e dall'altro avvicinano al teatro anche le nuove generazioni. Tutto questo rientra in un progetto generale che il Teatro Stabile Bresciano ha avuto in questi 5 anni, cioè portare a conoscenza e quindi dare la possibilità dalla scuola d'infanzia fino all'università di avere un incontro con le realtà letterarie, culturali, nazionali, internazionali, perché questi saranno gli utenti futuri del nostro teatro, perché il Teatro Stabile vive su queste esigenze, su queste necessità, perché il Teatro Stabile a Brescia deve produrre per legge, quindi noi ci presentiamo questa volta con 2 nuove produzioni e in modo particolare queste sono la linfa che dà vigore a quello che vuole interpretare il Teatro Stabile nei confronti della comunità culturale bresciana di Brescia e della provincia. E ora andiamo a scoprire quali libri ha preparato per noi Silvia. Vi parlo quest'oggi è molto interessante e merita sicuramente il vostro tempo. Spesso mangiamo senza chiederci da dove provenga il cibo che abbiamo nel piatto. Vogliamo la qualità, ma se il tempo è poco, finiamo sempre per trascorrere la nostra pausa pranzo in un fast food. Seguiamo spesso programmi televisivi che ci insegnano le ricette più deliziose, eppure sempre meno la gente che sa cucinare bene. Terra Madre, il titolo di questo libro, si riferisce alla rete mondiale delle comunità locali del cibo. Quelle comunità che sono l'opposto dell'omologazione, del consumismo, della cosiddetta fast life, vita veloce. Carlo Petrini in questo libro ci insegna a non farci mangiare dal cibo, perché la qualità è un diritto di tutti. Questo è Terra Madre. Parliamo ora del poeta che è stato definito più volte il poeta dell'amore, Pablo Neruda. Il poeta cileno che nel 71 vinse il premio Nobel per la letteratura. Un uomo che è sempre stato impegnato sul fronte politico, con importanti incarichi diplomatici, da senatore a console, e che è stato anche esiliato per le sue idee comuniste, ma che non ha mai abbandonato la sua grande passione, la poesia. Questo breve poema, intitolato Un giorno ancora, è stato composto tra il 5 e il 6 luglio del 1969, a pochi anni dalla sua morte. In queste pagine scorre un clima di memoria e di confessione. Un giorno ancora, di Pablo Neruda. E l'ultimo
libro di cui parliamo è dedicato ai vostri bambini e ai vostri ragazzi. Antonio Nicaso, un giornalista originario di Caulonia, Reggio Calabria, fa la scuola da anni tra l'Italia e il Canada, dove andò diversi anni fa in cerca di lavoro. Viaggiando da una sponda all'altra dell'Atlantico, Nicaso si è reso conto che la mafia non è un fenomeno strettamente italiano. È favolosa la scelta del giornalista di voler spiegare ai ragazzi che cosa sia la mafia. Perché ascoltando tanti giovani nelle scuole, si è reso conto che bisogna partire proprio da loro per sfatare il falso mito delle mafie. Antonio Nicaso infatti dice che i ragazzi, a differenza degli adulti, hanno nel cuore ancora la speranza che il mondo possa cambiare. Questa è La mafia spiegata, ragazzi, di Antonio Nicaso. Anche per questa puntata è tutto, vi do appuntamento come sempre la prossima settimana, il venerdì alle 20.30 su Teletutto. Per chi volesse rivedere i nostri servizi, sono disponibili su UCAT. Grazie per essere stati con noi.